sono molto contento comunque di avervi tutti qui con me. La DIF è già dal 2005 che siamo sponsor e crediamo in questa realtà importante della provincia di Pistoia. Ci siamo sempre comunque adoperati anche in momenti di difficoltà, come per esempio l'anno scorso c'è stato, insomma, un momento di difficoltà e noi siamo stati presenti, anzi abbiamo aumentato il nostro supporto proprio per dimostrare che l'attaccamento alla società. Crediamo molto nel fatto che una realtà come la nostra, presente sul territorio, debba dare un contributo importante a tutto il territorio. In prima persona l'ho seguito quasi tutto il percorso di partnership della DIF col Pistoia Basket, perché sono entrato nel 2006, quindi diciamo che, ed è uno degli sponsor appunto più longevi che ci ha sempre sostenuto, sia la prima squadra e anche il settore giovanile. Quindi insomma ringraziamo per ospitarci qui e ci è sembrato giusto presentare un giocatore molto importante per noi come Dominic in questa sede. Innanzitutto grazie per il benvenuto. Credo che quando poi inizia il campionato tutte le squadre abbiano lo stesso obiettivo, ovvero quello di vincere e vincere il più possibile. C'è sempre il sogno di vincere il campionato. Credo che quando poi comincia un progetto agonistico c'è sempre la voglia di vincere, perché se non ci fosse quella non ci sarebbe neanche il gioco di per sé. È vero che vengo da una stagione a Venezia, che è una squadra che parte con degli obiettivi molto alti. Però per quanto riguarda me personalmente, la scorsa stagione non è stata una stagione di molto successo. Non è stata una stagione in cui mi sono, diciamo, trovato benissimo, in cui ho dato proprio il mio massimo. Quindi sentivo anche il bisogno di cambiare aria, di ricominciare da un altro progetto, sposare un altro progetto. Sicuramente è stata importante nella scelta Coach Ramagli, perché già ne avevo sentito parlare, mi avevano tutti parlato molto bene di lui. L'anno scorso era a Bologna, i giocatori ne parlavano molto bene, quindi anche questo fattore è stato molto importante nella decisione di venire a Pistoia. Sì, credo che la cosa più importante sia proprio l'alchimia tra la squadra e il pubblico, perché è importante per vincere, è importante durante le partite sentire il sesto uomo, che a Pistoia è sempre stato molto forte. Quando l'anno scorso c'è stata la partita Venezia-Pistoia al Pala Carrara, personalmente non ho giocato perché in quell'occasione ero in panchina. Però ricordo benissimo il frastuono che c'era nel palazzetto, ricordo che sono uscito con le orecchie che fischiavano e con mal di testa, quindi credo sicuramente che giocare in un palazzetto come il Pala Carrara sarà di molto vantaggio per noi, perché veramente danno tanta energia. Sicuramente danno anche voglia di dare il massimo, di dare il 100%. È bello anche quando si entra nel palazzetto e la prima cosa che si vede è il messaggio appeso al muro, quindi veramente ti invoglia a dare il massimo e continuare a combattere per la squadra, per questi colori. Come tutti, ci sono dei giorni più buoni, dei giorni meno buoni, ci sono delle giornate in cui le cose vanno come vorresti, altre in cui magari vanno meno come avresti voluto. Quello che bisogna fare è cercare di capire come muoversi insieme, perché si vede anche nelle squadre che hanno dei budget altissimi, che hanno dei giocatori che prendono dei salari molto alti, però se poi non c'è il cuore, se poi non si gioca per qualcosa oltre ai soldi, non si può mai raggiungere degli obiettivi veramente importanti, perché credo che quello che conta nella pallacanestro, un po' come in tutti gli altri aspetti, sia avere voglia di vincere, avere davvero questa fame di vittoria. E vi posso assicurare che i ragazzi che giocano con noi ce n'hanno in abbondanza, quindi questa voglia di vincere, questa voglia di mettersi alla prova, sono sicuro che aiuterà molto la squadra. Dobbiamo rimanere insieme, cercare di affrontare le difficoltà che sicuramente ci saranno, ma cercare di risolvere come una squadra. My main goal right now is Sì, l'obiettivo che mi sono posto, la cosa che vorrei fare veramente da qui in poi, è giocare proprio per l'amore che uno ha per il gioco, cioè ritrovare quella sintonia con il gioco, quella voglia di giocare perché si ama giocare. Come avevo accennato prima, l'anno scorso è stato un anno difficile per me, perché avevo un po' dimenticato chi ero, quello che volevo fare, avevo un po' perso di vista quelli che erano gli obiettivi, quello che veramente volevo fare per essere me stesso. Quindi giocavo anche diversamente, Coach Ramagli me l'aveva fatto anche notare, dicendo: "Ma che tipo di giocatore sei?". Ho visto differenze nel modo di giocare. Infatti abbiamo parlato e infatti sono qui per me stesso, per ritrovare un modo di giocare che mi sia congeniale. Quando poi arriverà il momento a gennaio di vedere, insomma, cosa c'è da fare, prenderemo le decisioni che sono migliori per tutti: io, la mia famiglia, il coach, lo staff, per quello che è meglio non solo per me, ma è meglio per tutti quanti. And see what the best thing for us to do.
Sì, credo che la difesa sia la parte che mi piace molto del gioco, perché è molto emozionante, è un momento in cui ti senti veramente vicino al pubblico, perché il pubblico quando c'è da difendere ovviamente si fa sentire molto, quindi ti fa veramente sentire parte di qualcosa di grande. E anche il pubblico partecipa, quindi in difesa veramente c'è quel momento in cui recuperi una palla, in cui veramente ti senti benissimo. Poi non è un segreto che mi piace tirare, sono un tiratore, non l'ho mai nascosto, mi piace prendere responsabilità in attacco, però ecco, credo che da difesa e attacco siano entrambe delle fasi importanti del gioco, fondamentali, e anche per far sapere a tutti che insomma non ho debolezze in questo senso, posso giocare su entrambi i fronti.